niente per quanto è possibile. Io, anche se siete abbastanza numerose e numerosi, vi chiedo di interrompermi in continuazione, nel senso che voglio capire se le cose sono, non solo capite, ma anche condivise, no? Ecco, quindi non, perché poi si dice, le domande alla fine, poi non vengono mai le domande alla fine, o comunque magari non c'è tempo, ecco. E invece magari interloquire può essere molto utile. Io tenterò, in quanto dico, di arrivare progressivamente a una definizione abbastanza soddisfacente di quello che credo sia l'educazione di genere. Ecco, la prima definizione che do è che è la pratica educativa dell'evidenza invisibile, usando un ossimoro, cioè ciò che è sotto l'occhio di tutti e di cui pare che nessuno se ne accorga. D'altronde un filosofo, che non ricordo chi fosse, forse Wittgenstein, diceva che la preghiera del filosofo alla mattina deve essere quella: fammi vedere quello che è sotto gli occhi di tutti. E questo è molto significativo. Perché? Perché, tornando al nostro argomento, noi tutte e tutti vediamo che il mondo è costituito da donne e uomini. La differenza sessuale è una delle caratterizzazioni, no, di ogni soggetto. In realtà poi, in ambito educativo in particolare, ma più in generale nell'ambito anche privato e sociale, questo fatto che il mondo è fatto di donne e uomini viene abbastanza ignorato, no? Soprattutto a scuola, direi, non se ne parla generalmente, o se ne parla molto poco o sporadicamente. Si insegnano delle materie che sono costituite prevalentemente da sapere costruito nel tempo degli uomini, perché le donne sono state lontane dalla scienza, dai saperi per secoli. Da poco abbiamo comunque conquistato il diritto alla parola e alla parola pubblica. Poi si pensa che non ci sia nessuna rilevanza, per esempio, nell'apprendimento femminile e maschile, o nel fatto che il docente o la docente siano una donna o un uomo. Il massimo della democrazia, quando insegnavo ancora, io non so se sia così, è l'insegnante che dice: ma io tratto tutti allo stesso modo. E io dico: no, è proprio male trattare tutti allo stesso modo. Non è che sei democratica o democratico, sei non attento, attenta a una realtà che è molto diversificata, che devi osservare nella sua diversità anche e inizialmente soprattutto nella diversità di genere o di sesso. E peraltro non è indifferente nella relazione pedagogica il fatto che tu sia un insegnante donna o un insegnante uomo. Ci sono delle relazioni anche pedagogiche, senza dare a pensare a cose strane, che sono differenziate a seconda se si ha a che fare con un sesso o con l'altro. Tra l'altro, tutto questo finta neutralità educativa poi si scontra con dei dati di fatto che conosciamo tutte e tutti. Per esempio il fatto che le ragazze vanno più bene a scuola, che i maschi sono più irrequieti, ma più geniali, no? Le ragazze sono diligenti. Ah, c'è il caffè? Scusate, ma lo desideravo da un sacco di tempo perché abbiamo fatto un viaggio in treno disastroso, nel senso che ci avevo messo un'ora e mezza da Milano, quindi bevo rapidamente. Ecco, vedrete che sarò più brillante adesso che l'ho bevuto. Insomma, ci sono tutta una serie di stereotipi che sono legati all'appartenenza sessuale, no? Quindi si fa finta che tutti siano uguali, ma poi di fatto nel giudizio e nei pregiudizi in particolare non succede assolutamente. Il giudizio e il pregiudizio non prescinde affatto dall'appartenenza sessuale. Questo riguarda anche le insegnanti e gli insegnanti, anche se gli uomini sono un po' meno delle donne, ma nelle scuole superiori comunque ci sono.
quindi questa evidenza invisibile non è soltanto un modo di dire che ha una contraddizione interna, ma genera contraddizioni. Per esempio, l'esempio più evidente è ovvio, il linguaggio. Adesso io mi sforzo ormai da tanti anni e mi sono abituata, lo faccio senza fatica, a usare le doppie desinenze, no? Tutte e tutti, uomini e donne, insomma, studentesse e studenti, eccetera. Il linguaggio corrente, normale, tutto maschile invece. E si crea, e qui soprattutto chi insegna italiano sarà particolarmente colpito, si crea una contraddizione molto forte, perché abbiamo un genere, qui mi riferisco al genere grammaticale, un genere che significa uno dei due generi sessuali, il maschile, ma che al tempo stesso rappresenta l'universalità, il che è una contraddizione inesplicabile che non si dovrebbe neanche prendere in considerazione. Se io dico gli uomini, tutte e tutti vi sentite compresi. Se io dico le donne, gli uomini si ritraggono. Non è universale dire donne. Dire donne vuol dire donne. Dire uomini in teoria dovrebbe dire donne e uomini. Un grande ombrello che copre l'umanità. No? Ecco, allora vedete come il linguaggio di fatto crea già delle forti contraddizioni. Perché non nomina un sesso. E in realtà questo non è irrilevante, perché voi sapete che il linguaggio crea l'immaginario, crea le immagini che noi abbiamo nella testa. Allora se uso sempre il maschile, mi viene sempre nell'immaginario una figura maschile, come quella del semaforo, insomma, no? Bombettino. Adesso mi dicono, ma tanto le donne portano i pantaloni, ma in realtà quello del semaforo è un uomo, l'immaginario suscita un uomo, verrebbe da dire allora tutte le donne, i bambini, eccetera, eccetera, devono stare fermi mentre gli uomini possono andare avanti e indietro. Quindi il linguaggio parlato, e nel caso dei semafori il linguaggio iconico, sono delle forti contraddizioni, soprattutto in italiano, perché noi non abbiamo il genere neutro. E il linguaggio, per l'appunto, che finge di coprire con un grande ombrello di universalità o di neutralità il fatto che esistano perlomeno due sensi, poi vedremo che magari ne esiste qualcuno in più, cozza poi o si contraddice col fatto che ci sono degli stereotipi fortissimi legati a un sesso o l'altro. Io vi ho citato gli stereotipi di scuola, le ragazze vanno più bene a scuola, non è solo uno stereotipo, è vero, no, le donne vanno più bene a scuola, vanno anche più bene all'università, ormai da una certa generazione in poi, corte di età in poi, le donne in Italia, ma anche in altri paesi, sono più colte degli uomini, ci sono più donne laureate, più donne diplomate di quanti non siano gli uomini. Una recente statistica diceva che non da molti anni succede che nelle scuole elementari per la prima volta il titolo di studio della madre sia superiore a quello del padre. Quindi questo è un indicatore molto significativo. Ecco. Sono più bravi a scuola per tutta una serie di motivi che oggi non credo faremo il tempo ad analizzare, però a questo più bravi a scuola si applica immediatamente lo stereotipo, sì perché sono più bravine, sono diligenti, sono eccetera eccetera. Il maschio com'è? Il maschio è irrequieto, va peggio a scuola, eccetera, però è geniale, è creativo, quando è bravo è bravissimo. No, cioè ha l'eccellenza nel bene e nel male. La mediocrità appartiene alle diligenti. Ma adesso sto evidentemente esagerando, però questi stereotipi sono fortemente radicati nei nostri giudizi. No? E via così, per cui la trasgressione è maschio, anzi diventa quasi un obbligo maschile, non sei abbastanza virile se non trasgredisci. Quindi la trasgressione non è più trasgressione, ma è quasi una legge. Ecco.
e invece le ragazze, eccetera, c'è il bullismo, tutta una serie di cose che hanno delle radici di realtà, però siccome costruiscono pregiudizio, evidentemente si trasformano in stereotipi. Quindi stereotipi che affermano le differenze tra le donne e gli uomini, tra le ragazze e i ragazzi, nel caso della scuola, ma che annegano il tutto in un linguaggio e in una ipocrita e conveniente, se vogliamo, modalità che parla di una parità, di un'uguaglianza, ignora le differenze, ignora le differenze in generale e in particolare quelle di sesso, che poi sono le prime, perché nasciamo maschi e femmine o anche altro, però ci connota immediatamente la nostra nascita, anzi veniamo connotati e connotati ancora prima della nascita, adesso che si sanno i sessi dal quarto, quinto mese di gravidanza in poi, le attese familiari, oltre che genitoriali e sociali, influiscono già potentemente su chi non è ancora nato o nata, perché sono attese molto differenziate, già, no? Quindi lo stereotipo agisce attivamente ancora sullo stato di gravidanza, ecco, sulle pance, non ancora sugli individui e le individue che escono da esso. Quindi evidenza invisibile, e quindi mi chiedo, e me lo chiedo da una quarantina d'anni circa, quindi la domanda me la continuo a fare, perché sono circa una quarantina d'anni che mi occupo di queste tematiche, non sono, come vedete, proprio giovane giovane. Dato che questa evidenza invisibile è comunque così evidente ed è così palpabile nella scuola, perché vediamo anche percorsi scolastici differenziati nelle superiori tra ragazze e ragazzi, probabilmente nel vostro caso no, perché il liceo scientifico è abbastanza equilibrato, no? E il liceo, ecco, la scuola tecnico-commerciale anche, non so, così, dipende dagli indirizzi che avete. Come? Il linguistico, assolutamente, linguistico e femminile, artistico e femminile, classico e femminile. Ma noi l'informatico è maschile. E l'informatico, come da... da mangiare. Beh, già vedete appunto l'influenza degli stereotipi, perché ragazze e ragazzi credo che ormai scelgano con una certa libertà quello che faranno. Non ci sono più delle forti, fortissime pressioni familiari, ma influenze sociali e culturali tante, per cui la scelta in realtà è solo apparentemente libera. All'università le cose sono ancora peggio forse, perché io ho insegnato a lungo in una facoltà, la scienza della formazione, in cui gli uomini maschi sono il 14%, fisso, tende a scendere piuttosto che a salire, perché le professioni educative vengono considerate professioni femminili, poi vedremo meglio tra un po' perché. Se poi arriviamo alla scienza della formazione primaria, cioè quella parte di facoltà che prepara all'insegnamento della primaria, abbiamo un 2-3% di ragazzi che hanno tentato altre strade, non ce l'hanno fatta e sono arrivati lì come ultima chance, oppure alcune eccezioni straordinarie. Ecco, per esempio io stessa sono rimasta colpitissima quest'anno quando sono andata, la mia nipotina più grande fa la prima elementare, è un maestro, e siamo rimasti tutti molto stupefatti e abbastanza anche contenti e contente, perché tutto sommato una figura maschile in un luogo tutto femminile come sono le scuole primarie e le scuole dell'infanzia, fa bene alla salute, insomma. Vedete, quindi prego. Ci ha autorizzato interrompere. Se più lo faccio subito. No, per appunto chiarire un punto che mi trova